Se avete seguito tutto il percorso, questo è un percorso di progettazione partecipata dell'azienda digitale del Comune di Ravenna. Nel 2014, entro febbraio, il Comune di Ravenna scriverà un documento con gli indirizzi futuri, con le politiche di sviluppo che farà in proprio sul territorio, che si chiama Agenda Digitale. Il Comune ha scelto di farlo con un percorso di ascolto e di raccolta delle proposte dei cittadini e delle aziende su invito della Regione Emilia-Romagna. Questi percorsi quindi si stanno facendo anche in altri capoluoghi di provincia della nostra Regione. Noi siamo partiti a settembre, il percorso finirà a gennaio con la consegna ufficialmente al Comune di un documento della partecipazione, cioè un documento con tutte le proposte che abbiamo ricavato dai questionari che abbiamo fatto in settembre, abbiamo fatto dei questionari per aziende e cittadini, abbiamo fatto 5 focus group sempre per cittadini e aziende, associazioni di categoria, liberi professionisti, un open space technology a metà ottobre e questi incontri, questi laboratori. Durante la Open Space Technology abbiamo scelto con i partecipanti, eravamo una cinquantina di persone, c'erano funzionari del comune, aziende e cittadini. Abbiamo scelto, dicevo, gli argomenti di questi incontri. La settimana scorsa c'è stato il primo, quello sul Creative Lab, che ha un nome anche un po' di fantasia. Noi intendiamo il tema del co-working, degli incubatori di impresa, di Fab Lab. È un tema che è stato portato da molti partecipanti, abbiamo visto, ha raccolto molte adesioni, molto interesse. Nel nostro sito agenda digitale ravenna.it trovate anche i prossimi appuntamenti, che sono la prossima settimana con i workshop servizi ai cittadini e alle aziende. Qui, e anche lì, c'è la cartolina di invito, ve l'ho distribuita prima a tutti, vi invito anche a prenderne altre, perché questi percorsi, dicevo, di partecipazione si fondano per tentare di raccogliere più persone possibile, per raccogliere dei contributi, dei stimoli, delle idee. E quindi abbiamo visto che, faccio parola, sia su Facebook, sia su Twitter, sia proprio a voce, funziona moltissimo. Prego, accomodatevi. O se non ci sono le produciamo, le creiamo, che ce ne fanno. Questa è la piccola introduzione che faccio all'incontro. Come avete letto nel programma, questo incontro è composto di due parti, anzi tre. Un primo tempo che è dedicato alla presentazione di sei realtà o buone prassi di Ravenna e di dintorni, progetti che ci sembravano interessanti e che le persone che partecipano al percorso ci hanno suggerito. Quindi non siamo stati tanto io, mi chiamo Andrea Cazzia, Stefania Pedoni, Barbara Domenichini, siamo i facilitatori di questo percorso a portarle, ma in una serie di incontri con i partecipanti abbiamo scelto anche quali presentazioni fare, chi invitare questa sera. E ovviamente l'abbiamo fatto anche con i funzionari del Comune di Ravenna. Quindi il programma l'avete visto nel sito, ci sarà prima di tutto la presentazione, diciamo così, dello stato di fatto del Comune di Ravenna. Il Comune di Ravenna in ambito digitale rispetto al turismo già da anni ovviamente si muove, ha un sito e ha tanti altri servizi, ce lo spiegherà Maria Grazia Marini che è la dirigente del sito. Abbiamo poi il piacere di avere con noi Giovanni Arratta, che è Community Manager di Turismo Emilia Romagna, e Eleonora Polacco, che sta arrivando, che è una imprenditrice di Ravenna, Jacopo Valdini di Città Digitale, che ci spiega il progetto, che oggi abbiamo chiamato Cittadini Online per la Città, Valentina Crossani, blogger, vicina a Teodora,
Marco Piccoli uno dei due gruppi di Instagram di Ravenna. Prima di iniziare do la parola all'assessore al turismo Andrea Cortini, che dà un saluto e si porta alla voce dell'amministrazione all'inizio del workshop. Allora, visto che siamo in streaming, chiedo di venire qua perché stanno proprio registrando, ci stanno guardando da Parigi e anche da Londra. Quindi devo parlare in inglese, da francese. Metto qui. Qui. Sono io. Qui. Scusate, ma abbiamo visto che stanno seguiti anche in streaming, quindi sentiamo di... Intanto mi scuso perché dobbiamo assistere a questo workshop, perché c'è in corso il consiglio comunale e quindi devo tornare in aula. Però sono venuto volentieri a portare in seguito questo secondo tema. Che è ricompreso in questo percorso della vendita digitale, agenda digitale, turismo. Poi la dottoressa Marini dirà quali sono le iniziative che il Comune di Ravenna ha intrapreso o direttamente o come forma di sostegno a progetti privati nel campo della digitalizzazione. Sicuramente è un lavoro che abbiamo appena cominciato, che intendiamo portare avanti ancora di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con la collaborazione naturalmente di quelli che operano in questo settore. Il turismo per noi è un settore economico importante, diventerà nei prossimi anni strategico, non solo perché all'interno della progettazione strategica che ci porterà, mi auguro, la capitale europea del 2019, il turismo rappresenta una parte considerevole di questa progettazione strategica, ma perché il turismo, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, come quello che stiamo attraversando, è uno dei settori che ha la capacità di ripresa più forte rispetto a prima, che sta attanagliando molti settori economici del nostro paese e anche della nostra città. I segnali sono molto evidenti. Il turismo ha in sé gli anticorpi per reagire più velocemente di altri settori alla crisi, per questo noi dobbiamo insistere e investire sempre di più in questo settore strategico per la nostra città e per il nostro territorio. Naturalmente, concludo, non voglio fare un intervento troppo lungo, solo per fare un saluto. Queste due cose molto brevi. Sicuramente anche il turismo, come gli altri settori economici, sta attraversando un momento complicato, difficile, particolare, la crisi dei consumi, eccetera, eccetera. E quello che i nostri operatori privati, diciamo tutti i soggetti della filiera del turismo, devono comprendere oggi, che noi non siamo di fronte solamente a una profonda crisi economica, ma siamo di fronte a un cambiamento epocale, anche nel modo di vendere, di acquistare e di costruire un prodotto turistico. Questo credo sia il passaggio culturale più importante che ciascuno di noi, sia che abbia un ruolo di carattere pubblico, sia che abbia un ruolo di carattere privato, deve comprendere questa fase, in modo tale che tutti quelli che si occupano del turismo comprendano che siamo di fronte, ripeto, non solo purtroppo a una profonda crisi di carattere economico, ma a un profondo cambiamento nel modo di approcciarsi al fenomeno. E uno degli esempi più significativo, come appunto siamo nel pieno di una profonda trasformazione, proprio la rivoluzione che il mondo del digitale ha portato anche nel settore turistico. Io leggevo due giorni fa, perché la qualche volta siete sono operatori del settore, una richiesta di Repubblica sul turismo che è uscito proprio in concomitanza con la borsa del turismo online, cioè ieri a Firenze, che diciamo i numeri dicono tutto, i numeri di quella ricerca che è stata pubblicata su Repubblica. Quindi ecco perché queste iniziative, quelle di oggi, quelle che faremo di più rispetto al tema della digitalizzazione dell'online, sono importanti perché una città come Ravenna, che vuole essere sempre di più
potrà essere sempre di più una città importante del distretto turistico dell'Emilia Romagna nel campo del turismo, deve fare quello che deve fare per essere pronta ai cambiamenti e questa grande trasformazione. Grazie, buon lavoro. Grazie mille all'assessore. Come vi dicevo prima, abbiamo tre aziende per il nostro lavoro di oggi. Vi ho detto solo il primo, non vi ho detto gli altri due, se non ricordo male. Dopo queste presentazioni lavoreremo insieme, faremo un lavoro di gruppo per tentare di raccogliere insieme le vostre idee. Come diciamo un po' all'assessore, siamo nell'ambito di una rivoluzione digitale che è già partita. Il progetto vuole proprio unire menti e cervelli, competenze diverse per portare al comune delle proposte. Chiamiamo adesso a presentarci lo stato dell'arte, dei servizi del comune di Ravenna, Maria Grazia Nannini, che è dirigente del servizio turismo dal 2002, a massa di gestione e sviluppo dei sistemi turistici, e quindi è sicuramente la persona migliore per presentarci ciò che già sta in campo a Ravenna, che il comune sta fare. Sì. Okay. Buonasera, sono con me questa sera e mi assistono addirittura la pastiera alcune valorosissime comunità di collaboratrici che hanno reso possibile tutto quello che c'è di digitale nel nostro lavoro, alle pastiere Simona Trotolo, comunque con me Sara Laghi, Carla Luigi e con noi anche Marcella Montanari di Ravenna 2019. La quale stiamo facendo tanta. Io vi farò vedere velocemente, anche grazie ad alcune slide, quelle che sono le cose già fatte sul digitale e il turismo a Ravenna. Sono quasi tutte cose che abbiamo realizzato in casa, ovvero con risorse interne nostre, con il nostro personale. In alcuni casi vi farò vedere però anche alcuni progetti che sono invece stati sostituiti e sviluppati da terzi. Penso che possiamo partire con il nostro sito web. Il nostro sito web, turismo.ravenna.it, è un sito che nasce da finanziamenti della regione nel 1999. Perché una delle grandi innovazioni della legge regionale sul turismo è di dare finanziamenti specifici alle informazioni, a chi gestisce le informazioni, e vi ricordo che oggi chi gestisce le informazioni sono i comuni, e attraverso questi finanziamenti noi mettemmo in piedi allora un sito che allora era tutta un'altra cosa, recentemente pare l'anno scorso in primavera, lo abbiamo completamente rivisto, oggi presenta questa forma e per agganciarmi a quello che diceva l'assessore Corsini, le cose in questo campo mutano così velocemente che già ci siamo resi conto che la versione che avevamo messo online, mi pare nel marzo-aprile del 2012, ha avuto bisogno di un nuovo restyling in questi giorni per essere adattata ai telefonini, perché lo sviluppo incredibile che c'è stato nelle varie applicative che le persone utilizzano, ha reso necessario che noi prevedessimo anche una nuova versione grafica, un adattamento grafico del sito. È un sito che a volte è anche stato criticato, ma è un sito che contiene moltissime informazioni, perché rispetta degli standard che sono imposti dalla regione, che è uscita a catalogare tutto, quindi qui dentro voi trovate veramente tutto, attraverso una struttura d'albero che è prestabilita, quindi ogni tanto però spostiamo a seconda di quelle che sono le esigenze. La regione, come vi dicevo, nel tempo ci ha sempre dato dei finanziamenti per continuare a fare questo lavoro e grazie a questi finanziamenti noi abbiamo in piedi una piccola redazione che si chiama Redazione Turistica Locale, che è quella che si preoccupa della comunità e della freschezza delle informazioni. Questo è un sito che è composto di circa
5.000 pagine in italiano, in inglese, e in inglese, tra pochi giorni andrà in linea anche la versione tedesca. È un sito piuttosto visitato, forse abbiamo una slide con sì, una... Sì, con le linee, Ah, e accanto al nostro sito ci sono altri siti satellite che negli anni abbiamo aperto, che sono principalmente dedicati ad eventi, La Notte d'Oro, una per tutti, Ravenna Mosaico. Abbiamo messo online questa rivista che racconta degli eventi con la periodicità stagionale, e questi sono i dati della rivista del sito del 2012, forse abbiamo sì. Anche il 2013. Ecco, vedete, il picco che vedete sia nel 2012 che nel 2013 è molto chiaro rispetto alle visite del sito, ha a che fare con la notte, evidentemente. In quella stagione dell'anno tante persone vanno a cercare le informazioni su programma perché sanno di trovarle in questo luogo. Allora, nel 2013, che non si è ancora concluso, abbiamo avuto oltre 150.000 visite, sono state studiate quasi 1,5 milioni di pagine, le persone hanno avuto questa... Hanno visto circa tra le 4 e le 5 pagine per volta, le nuove visite sono il 74%, quindi riusciamo comunque ad attrarre nuovi visitatori, e abbiamo una durata media di permanenza del sito di quasi 3 minuti, che è una buona media, perché vuol dire che comunque c'è permanenza e che molto probabilmente trovano quello che cercano. Dunque, abbiamo anche un profilo Facebook che era Ravenna Turismo, che recentissimamente è stato trasformato in una pagina Facebook. Il profilo, sempre gestito dalla nostra redazione turistica locale, stava arrivando alle 5.000 amicizie. Non abbiamo trasformato in una pagina, abbiamo mantenuto la pagina è stata aperta neanche un mese fa, è stata aperta a metà del mese di novembre, abbiamo già raccolto da allora oltre 600, circa 650 mi piace. La relazione si sta impegnando per continuare ad avere sempre aggiornato, ad avere una notizia, un qualcosa sulla nostra pagina YouTube. Abbiamo un canale YouTube, che è un canale dove abbiamo pubblicato tutta una serie di video che nel corso del tempo abbiamo prodotto. Ovviamente questi materiali sono disponibili in una sezione del sito che forse oggi non è particolarmente in evidenza, ma che poi, come vi dirò, cercheremo di portare più in evidenza, di rendere più visibile. E forse ho detto tutto per quello che riguarda la gestione del sito per ora, per le cose importanti, quindi la fortuna invece delle implementazioni di nuovi progetti che stiamo lavorando. Abbiamo posizionato, questo è successo mi pare nel 2011, un nuovo sistema di cartine di segnaletica turistica, che sono anche state corredate, siamo riusciti a farlo attraverso un progetto europeo, posizionando anche dei codici QR sia nelle piantine che nei PIT. Per PIT noi intendiamo appunto di informazione turistica, ce ne sono una trentina spazio nel centro della città, sono prevalentemente, sono solo per le aree pedonali, quindi teoricamente accompagnano la visita a piedi. Il QR della piantina fa scaricare una mappa, il QR del PIT fa scaricare le informazioni legate al luogo dove ci si trova. Poi abbiamo una serie di applicazioni, ecco, queste non sono state prodotte direttamente da noi, ma sono state realizzate da soggetti terzi, cui noi comunque abbiamo fornito i contenuti e o consulenza per la gestione dei contenuti. Sono in particolare quattro, tra l'altro ho avuto la sensazione che grazie anche a queste quattro app siamo riusciti, come dire, a dare una spinta al nostro essere tra le prime 5, 6, 7 smart in
Italia, perché non è più semplice avere delle app dedicate a proposito di questo. Questa è un'app che presenta, tra le altre cose, anche la realtà aumentata, è stata tra l'altro soggetto di una serie di riprese televisive che Rai 2 ci ha invitato domenica scorsa. Si chiama Risparmio Lens, è stata realizzata dalla provincia di Ravenna, è dedicata ai territori che raccontano di personaggi o di dimore storiche. Naturalmente tutta la parte che riguarda Ravenna presenta situazioni di realtà aumentata di tutto il patrimonio monumentale della città, per cui si punta il proprio device per il monumento, viene fuori l'icona del monumento, si tocca la cucina che è venuta fuori e compaiono le informazioni, può partire una guida, un'autoguida, eccetera, eccetera. E questa è Agristory Collen, che non è soltanto sulla città, ma è su tutto il territorio della provincia. C'è poi questa app che è stata realizzata da un'agenzia Avennate, l'agenzia Pagina, insieme a CNA, e che racconta dei percorsi del mosaico in città. Quindi attraverso tutte queste app sono gratuite e sono disponibili nei vari store. Questo racconta del mosaico attraverso percorsi di mosaico UNESCO, mosaico contemporaneo e anche botteghe del mosaico. Su questa app si possono fare percorsi, si possono avere informazioni, eccetera. Avanti, questa è Bazar, è una delle prime app che ci è arrivata in dono, perché la cosa bella di queste app è che ci vengono proposte, noi forniamo i contenuti e poi appunto vengono realizzate. In questo caso è stata realizzata da una startup universitaria, per cui un gruppo di giovani laureati che si è voluto misurare con queste nuove tecnologie. Questa è un'app che tra le varie applicazioni dà la possibilità di essere referenziato, per cui ti dice dove sei su una mappa, ti fa vedere che ci sono dei punti di interesse monumentali, che sarebbero le officine, le Aquiline, a mosaico, eccetera, ma ti fa vedere anche grazie ad un'implementazione successiva che è stata fatta grazie a Computer Center, se non vado errata, ti fa vedere anche dove si può andare a fare l'aperitivo. Anche questa è piaciuta molto ai redattori Rai che sono venuti lo scorso weekend. E poi Ravenna Eventi è un'app di eventi, anche questa è una produzione editoriale che mi pare sia presente qui in sala con noi, di Stralda, è un'app che abbiamo tanti anche sostenuti insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio, quindi trovate sempre e molto aggiornati gli eventi per categoria della città, del territorio. Questo è un token interattivo che è presente nel nostro ufficio e che dà la possibilità di avere informazioni e di giocare un po' con questo touchscreen. Vi do alcune informazioni su invece i progetti che sono in corso. Stiamo producendo, grazie a un altro finanziamento europeo, una nuova app che sarà principalmente basata sul Parco Archeologico di Classe e sul Centro Storico. In questa app abbiamo chiesto anche delle modalità interattive e di gioco per poter far fruire in maniera un po' particolare, soprattutto i più giovani, per la visita del nostro patrimonio artistico e culturale. La gara è in corso, in questo momento si prevede il rilascio dell'app per la prossima primavera. Cos'altro abbiamo? Abbiamo una procedura in corso che ci consenta una nuova modifica del nostro sito che possa portare molto più in evidenza quella che è l'ospitalità alberghiera. Ovvero noi siamo come sito molto ben posizionati, molto ben visitati, che si cerca di informazione per visitare la città. Lo siamo un po' di meno se si cerca un luogo dove dormire in città. E con il provvedimento dell'imposta di soggiorno
abbiamo finanziato una procedura che per un verso porterà, noi abbiamo tutti gli alberghi, tutti i bed and breakfast, tutti i campeggi, tutti i ristoranti dentro quel sito, è un lavoro veramente importante e impegnativo. Vogliamo portare la recettività, perché il vero turismo è fatto dalla recettività alberghiera, ovvero si è turisti quando si dorme, si risiede temporaneamente in una località, quindi si è escursionisti. Vogliamo portare tutta la recettività alberghiera molto più in evidenza nel nostro sito, vogliamo indicizzare di più il nostro sito per renderlo più possibile anche da questo punto di vista. E abbiamo in corso una gara, che però è in corso, probabilmente la giudicheremo tra la fine e l'inizio dell'anno, per avere una campagna di promozione web nel nostro sito. Ci siamo resi conto che le proposte ci sono arrivate. Se qualche anno fa un'operazione simile fatta con un soggetto che si chiamava Unione, che era l'Unione delle Città d'Arte, la promozione sul web era soprattutto per click o comunque annunci su vari siti, studiati, eccetera. Oggi è quasi esclusivamente 2.0, oggi è quasi esclusivamente social media. Quindi ci attrezzeremo per questo, perché abbiamo fatto un investimento reso possibile appunto dai progetti dell'imposta di soggiorno. Un altro progetto ancora dovremmo portare altri schermi interattivi nei vari uffici di informazione e accoglienza turistica. Questo però è, come dire, in maniera molto assoluta e molto veloce quello che stiamo facendo per fornire informazioni digitali in ambito pubblico. Grazie. Abbiamo chiesto ai nostri relatori di speech molto veloci, non è facile, quindi grazie mille. In particolare all'inizio avevamo pensato di intervento sul perché già fa il comune di Ravenna di almeno 20 minuti. Invece abbiamo chiesto a Marini di ridurre il tempo, quindi grazie, ma abbiamo fatto anche un po' per ospitalità, per esempio anche nei confronti di Giovanni Arata, che invito qui a venire, se vuoi, mentre ti presento, prendere la tua presentazione. Giovanni Arata viene da Bologna ed è il community manager della regione Emilia-Romagna. In particolare si occupa di turismo Emilia-Romagna, che è un network che fa capo all'azienda di promozione turistica della regione. E su Facebook ha raggiunto 24.200 mi piace, quindi insomma, ha una certa notorietà e visibilità e fonda tutto il suo lavoro, almeno la pagina Facebook, io ho ma anche il blog, ma anche altri strumenti, l'interazione tra cittadini, sinistra e istituzioni. Prego. Io non so adesso come posso fare. Okay. Se vuoi ti giro le slide. Ok. Vai. Possiamo già partire con la prima. Vai. Buonasera a tutti. Giovanni Arata, appunto, social media manager di Emilia Romagna, quindi APD regionale e assessorata al turismo regionale. Di fatto la presentazione si parla perfettamente con quello che è stato detto prima di me, nel senso che parlo da una parte di come attraverso in particolare la nostra attività social proviamo a fare quello che l'assessore definiva all'interno di co-costruzione, di rinnovare la produzione, in questo caso la promozione. E dall'altra parte, appunto, la relazione con Marini faceva riferimento all'esigenza di stare 2.0 e appunto la presentazione riguarderà il modo in cui l'architettura da una parte e soprattutto il modo in cui proviamo a interpretare l'interazione e il coinvolgimento delle persone per costruire il racconto turistico regionale. Ora, APT, lo sapete, dalla legge 797 ha il compito di fare la promozione del turismo regionale, io in particolare mi occupo della parte social e i social danno una grande possibilità da questo punto di vista, nel senso che consentono di fare promozione non soltanto attraverso la propria voce, cioè noi come presenti collaboratori della PT,
ma attraverso un coinvolgimento diretto delle persone e quindi passando, diciamo così, mutando il ruolo dell'APD regionale da quello di voce che in modo unidirezionale propone messaggi al ruolo di piattaforma di espressione. Le piattaforme social da questo punto di vista ci danno in modo di diventare piattaforma di espressione e di rilancio per quello che i cittadini, i turisti, gli enti locali, le associazioni, le aziende producono. Noi abbiamo fino a tempo una logica, io lo dico, la descrivo così per i colleghi, di 20-80, quindi 20% di materiali sono realizzati in autonomia, 80% dei materiali sono materiali che ricaviamo in giro per la rete. Rapido escluso sulla parte più web, quindi istituzionali che personalmente non seguo, noi abbiamo una galassia ampia, perché sono troppo ampia, ci viene chiesto di semplificare da questo punto di vista, è fatta di 24 siti che gestiamo come APD, sia tematici che di lingue, in particolare sulle lingue ce ne sono 9 diverse presidiate, quindi le classiche, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, più le BRIC, dove però anziché la I di India abbiamo il polacco, quindi Brasile, portoghese, russo, cinese e polacco. Nel progettare, nel continuare la progettazione, anche qui diciamo così, riecheggia quanto dicevate prima, poniamo una grande attenzione al mobile, quindi una serie di app gestite da APP, siti evidentemente una nuova progettazione responsive e come vedremo tra un istante, ma poi fuori anche nelle presentazioni successive, una grande attenzione per la dimensione visuale perché è quella la direzione nella quale la rete sta evolvendo. Possiamo procedere. Qui arriviamo direttamente in casa mia e qui siamo all'architettura, quindi gli spazi che abbiamo e come vengono, diciamo così, un po' i tratti individuativi. C'è un'infrastruttura di pagine Facebook, evidentemente, i numeri che vedete lì, sono numeri importanti per l'italiano, sono numeri più piccoli per le altre lingue, sono realtà interessanti per esempio per quello che riguarda la pagina in portoghese. Perché è un esempio divertente di coda lunga della rete. Noi è successo che un giorno un collega mio più giovane va in aula di Mini e dice no, perché noi presidiamo 4 lingue, dice lui in sala. E gli viene risposto, no, veramente siete in 5 lingue. Dice no, guarda, noi abbiamo pagine Facebook in 4, non in 5. Insomma, ve la faccio brevissima. Il rappresentante degli interessi dell'Emilia Romagna in Brasile aveva visto la pagina in italiano, l'aveva trovata di interesse e aveva cominciato a fare una mimesi, quindi aveva preso lo spazio e lo aveva mutuato in lingua portoghese con le medesime immagini, con i medesimi lanci, all'inizio senza che neanche noi lo sapessimo, quindi un esempio di coda lunga molto positiva. Poi evidentemente abbiamo cominciato a coordinarci di più e meglio. Una presenza su Twitter importante, come vedete, in 3 lingue diverse, con tassi di crescita importanti, che non sono tanto merito nostro, ma merito è la piattaforma mainstream del momento. 2 blog in italiano e in inglese, l'italiano alimentato con cadenza quotidiana, quello inglese alimentato 3 volte alla settimana, e una grande attenzione per le piattaforme virtuali. Come dicevamo, qui vediamo la nostra splash page, la nostra home page Instagram, ma altre piattaforme abbiamo. Questo per dire dell'architettura, 2 giorni fa BTO è stato attribuito il premio di Speciality Awards per la miglior destinazione social, quindi la miglior strategia di social media marketing, e la nostra regione, cioè la nostra struttura l'ha portato a casa, è stato un grosso motivo di soddisfazione per noi. Però gli spazi, cioè, non sono l'aspetto importante. L'aspetto importante, possiamo procedere, l'aspetto importante è cosa farci, perché poi, cioè, spazi social, numeri social, lo sapete probabilmente meglio di me, si possono comprare i numeri, si possono comprare i fan, si possono creare interazioni fasulle. Per noi è stato importante fin dall'inizio, diciamo così, gli obiettivi con i quali starci dentro e poi, come vedremo, i modi con i quali lavorare insieme con le persone. Gli obiettivi, banalizzandoli, semplificandoli, sono uno. Da quando abbiamo cominciato, eravamo nel 2009, avere una presenza solida e riconoscibile nelle parti abitate della rete, dove le persone sono. Secondo,
conoscere meglio i nostri interlocutori e raccogliere informazioni sui dati dispositivi percepiti. Vuol dire data gate, ma vuol dire data gate nel senso buono. Noi a livello di comportamenti osservabili, a livello di metadati, a livello di attenzione con queste nostre iniziative, raccogliamo una quantità di informazioni che servono poi, per esempio, al nostro ufficio marketing per fare la pianificazione successiva. E appunto arriviamo al cuore vero e alla parte decisiva della spiegazione, sperimentare in continuazione o per il meglio possibile modelli di dialogo e di collaborazione. Con chi? Con soggetti di tipo diverso, che sono cittadini, sono turisti e operatori turistici della regione turistici privati, grazie ai quali proviamo a raccontare la regione in modo collettivo, a molte mani. È anche qui un aspetto un pochettino, diciamo così, stereotipato, se volete, però ci pongo comunque l'accento anche perché è normale parlare di racconto a molte voci, non sempre si ha presente il fatto che se lo si riesce a fare con i testi, con le immagini, con i video, in ambito turistico, quello che ne guadagna è l'autenticità finale del racconto. Ora forse c'è una slide che possiamo scorrere perché non abbiamo tempo per vederla insieme e cominciamo a vedere propriamente delle forme nelle quali nei nostri palinsesti quotidiani si fa coinvolgimento, si fa rilancio, ci si costituisce con APT come piattaforma di espressione, dai più banali, quindi le segnalazioni. Noi riceviamo ogni giorno la quantità di segnalazioni che arrivano dalla mail, arrivano dalle mention di Twitter, arrivano da Facebook, dalla posta, arrivano dagli incontri di online e appunto, secondo la logica degli 80, sulle nostre bacheche riproponiamo gli amici di Terra segnalano, gli amici di Terra fotografano per le immagini, gli amici di Terra filmano. Che senso ha questo? Ha senso perché noi siamo un soggetto regionale con numeri comunque significativi, con una visibilità significativa. In questa ottica, anche solo con le banali segnalazioni, riusciamo a far riverberare e a fare da camera di decantazione, di espansione per realtà magari più piccole del territorio, e possiamo procedere. Parlami di Ter è un programma che riguarda il nostro blog, possiamo andare direttamente alla slide successiva che è ancora documenta Parlami di Ter. Ogni mercoledì il nostro blog apre la porta, quindi non scriviamo noi i contributi, ma li scrivono cittadini, turisti, persone che sono state qui, expati dell'Emilia Romagna che magari hanno nostalgia e ci vogliono raccontare con testi, con foto, set, immagini, ci raccontano il loro sguardo su anche un posto piccolo, un'esperienza, una memoria dell'Emilia Romagna. Fino a qui sono già state pubblicate 117 storie, sono stati redatti due ebook che abbiamo regalato nel 2012 a coloro che avevano contribuito con noi e appunto abbiamo in essere, ne parlavamo prima con Marcella, una collaborazione molto fruttuosa e della quale siamo molto contenti con Ravenna 2019. Ogni secondo mercoledì del mese Ravenna 2019 non è ospite, è a casa sua sul nostro blog per raccontare le attività e appunto diciamo così, questo è, se volete, l'esempio più forte e vicino a noi di come usare il blog per l'espressione collettiva. Possiamo procedere. Adotto una parola, non ci soffermo, è un progetto ormai vecchio, anche se ci ha gratificato molto. Praticamente, abbiamo detto, visto che si usa Wikipedia per viaggiare, proviamo a fare una sorta di controllo di qualità sulle voci Wikipedia relative al territorio, sulla geografia, cultura materiale, quant'altro, lo abbiamo fatto insieme con le persone. Prima censite e poi migliorate le voci. Arriviamo agli ultimi progetti, quelli un po' più noti, MyR, di quale parlavamo con Sara prima, è una serie di contest fotografici su Instagram. 9 contest, ciascuno accompagnato da 2 o 3 uscite sul territorio, quindi saldare online e offline, dedicando un contest al mese a tematiche distintive dell'offerta regionale, la UNESCO, la Motor Valley, piuttosto che la Street Art, sulla quale abbiamo fatto un'uscita insieme ai colleghi di Taravenna. Perché ve ne parlo? Perché è un modo in cui lavoriamo insieme con le persone. È un modo in cui si raccoglie tantissimo materiale che riusiamo
in 9 mesi hanno contribuito 616 persone a questo contest, cui premierano delle stampe di fotografie per l'impiego. Quindi non è importante tanto il, quello che ti viene in tasca alla fine, quanto il partecipare a un meccanismo che più o meno funziona. Sono state raccolte quasi 6.000 foto, che sono tutte foto riusabili, evidentemente non a finalità commerciale, ma solo per finalità istituzionali, da parte nostra, quindi le nostre bacheche si nutrono di questo. E penso che possiamo procedere. Blogville, qualcuno sa cos'è Blogville in sala? Cos'è Blogville? Blogville è un progetto che si chiama è precisamente così, cioè è un progetto dove la BT regionale prova anche offline a fare la piattaforma di espressione, è simile un po' ai viaggi per giornalisti che si facevano tradizionalmente, simile un po' ai blog trip che si fanno con i blogger anziché con i giornalisti, se non che ne abbiamo provato ad aprire modalità wiki, quindi abbiamo detto, noi mettiamo l'appartamento, la base, mettiamo la, il supporto logistico per ciascun blogger col suo piano, per andare a vedere quello che vuole lei o lui, e poi loro vanno. Sono venuti in 2 anni 120 blogger, l'anno scorso erano per lo più accostati, quest'anno anche molti dai paesi, diciamo così, emergenti, e raccontano le loro storie. Un minuto e ci siamo. Quella che vedete è la home, le storie contribuite da queste persone che sono state qui. L'ultima slide. Wikilox Monuments è un altro progetto, diciamo così, fotografico, fatto insieme con l'Unità Militare, abbiamo lavorato moltissimo con loro, abbiamo lavorato con il Comune di Arena che ci ha consentito, è stato nostro partner, una delle uscite fotografiche di questo progetto, è un progetto teso alla valorizzazione del patrimonio monumentale italiano, quello maggiore come quello minore, anche qui una messa di materiale incredibile, quindi quest'anno, nel 2013, in Emilia Romagna abbiamo caricato 3.700 fotografie che trovate su Como, sono accessibili, utilizzabili per i vostri siti del comune, come delle aziende, come dei privati. Abbiamo coinvolto 72 enti locali quest'anno, lo dico perché appunto per me, oltre che un orgoglio, diciamo così, nostro di gruppo, è il segno, diciamo così, di un territorio che risponde, che capisce la possibile utilità associata all'uso di questi strumenti. Ha significato anche che tra le prime 10 foto della classifica italiana di quest'anno ce n'erano 5 che venivano dall'Emilia Romagna, purtroppo non ce n'era una di Ravenna quest'anno, ma ci andrà meglio il prossimo anno. E direi che è tutto. Chiuderei dicendo che io vi ho raccontato, diciamo così, un po' delle modalità con le quali noi proviamo a fare da piattaforma di espressione e co-creare, innovare il modo di raccontare insieme con le persone attraverso social media. Chiudo dicendo, e per me è molto importante, e Wikilox Monuments lo testimonia bene, che oltre all'aspetto diretto, cioè il materiale che raccoglie, gli enti locali che contatti, eccetera, c'è anche un aspetto soft laterale che per noi è fondamentale, di sensibilizzazione del territorio, del suo tessuto individuale associato, rispetto a quelle che sono potenzialità per i soggetti pubblici e privati per abitare pezzi di spazio digitale che magari prima non sapevano più. E con questo vi ringrazio. Grazie mille. Chiamiamo adesso Eleonora Polacco, usciamo quindi dalle istituzioni e diamo voce ad alcuni imprenditori o rappresentanti di associazioni di Ravenna. Eleonora è un'imprenditrice, presidente di Atelier Territori, che è un'azienda che ha il suo proprio business, soprattutto nell'architettura urbanistica, ma che è un'azienda veramente multidisciplinare. Si occupa quindi anche molto di comunicazione e di marketing territoriale. Sempre dal 2001 è anche responsabile marketing di Modife, che è la prima web TV che si occupa
ovviamente il turismo, come forse già sapete, è proprio nata da, da Ravenna, da mi ha presentato benissimo, quindi non ripeto quello che ha già detto. Io sono qui appunto perché ho avuto l'opportunità di partecipare a uno dei working group di preparazione, diciamo, di contributo alla candidatura di Ravenna Capitale della Cultura, quindi di preparazione al dossier, che sappiamo ha avuto dei risultati molto positivi, quindi di questo veramente sono molto contenta. E in occasione di questo working group sul turismo, appunto, sono state individuate, ho partecipato io insieme ad altri imprenditori, ovviamente ad altri rappresentanti delle associazioni di categoria, sono state individuate in occasione di questo working group tre tematiche di lavoro su cui, diciamo, presentare delle proposte da inserire all'interno del dossier di candidatura. Queste tre tematiche di lavoro erano appunto la mobilità sostenibile, la, diciamo, formazione all'accoglienza e l'utilizzo delle nuove tecnologie per la promozione di un territorio. Io insieme appunto a Giacomo Costantini di Confesercenti ci siamo appunto occupati di fare una proposta in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie nella promozione di un per la promozione di un territorio. E quindi abbiamo presentato una proposta che si basa, e sicuramente lo avrete già sentito, si basa sulla tecnica dello storytelling, che è una tecnica che in marketing e in comunicazione viene utilizzata da sempre, ed è una tecnica comunque vecchia come il mondo, è raccontare storie, tornata alla ribalta grazie a all'ambiente digitale, quindi questo è un aspetto molto positivo perché lo storytelling nell'ambiente digitale trova il luogo ideale. Parlo di ambiente, ci tengo a sottolinearlo perché il web non è altro che un ambiente, esattamente come la realtà, e un territorio deve poter esprimersi allo stesso modo sull'ambiente digitale e sull'ambiente reale, e quindi è per questo che siamo qui all'agenda digitale. E io volevo cominciare leggendovi un passo delle città invisibili di Italo Calvino, perché secondo me parliamo tanto di web 2.0, di digitale, ma non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo una cultura straordinaria che forse viene prima dell'era digitale e che sicuramente si può collegare e aiutarci a sfruttare le nuove tecnologie in modo così, con una visione più ampia. E qui secondo me c'è tutto lo storytelling. Parliamo appunto di un testo del 1972 in cui appunto Marco Polo racconta sui suoi viaggi al Gran Khan, quindi al liberatore dei Tartari, e i suoi viaggi sono in parte immaginari e in parte reali. E comincia così: non è detto che Kublai Khan creda tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione di ogni altro suo messo esploratore. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Secondo me qui c'è tutto lo storytelling, cioè la filigrana di un disegno. È l'unicità di un territorio, l'identità di un territorio è quello che è l'essenza vera di un territorio e non quello che vogliamo comunicare nei Debian. Nei Debian c'è l'informazione, ma l'identità e l'anima di un territorio sta da un'altra parte. E quindi, ritornando a questo discorso del dato di narrare, appunto, lo storytelling è tutto qui, cioè è la capacità di raccontare una storia e quindi di inquadrare un po' la realtà spiegandolo in una logica di senso. Quindi è capace, una tecnica capace di mettere in connessione il pensiero con la cultura, quindi le emozioni umane con la realtà.
Quindi è un ponte, è un link lo storytelling, è uno strumento che possiamo utilizzare per dialogare con le persone e perché le persone dialoghino, parlino di un territorio. Lo stesso Monio Badia, che è uno dei più grandi narratori del nostro momento, l'attore drammaturgo, okay, dice raccontare le storie nel senso stesso del cammino dell'uomo. Nulla racconta l'uomo delle storie che l'uomo racconta su se stesso. E allora la storia, perché la storia? Perché parla un linguaggio umano, perché racconta esperienze in cui le persone si riconoscono, perché fa sognare ed emozionare, perché crea un legame emotivo con le persone, è memorabile, fa condividere ed ascoltare e influenza e genera il passaparola. Quindi, di conseguenza, tutto questo trova nell'ambiente digitale il suo spazio ideale. Questo l'abbiamo detto, appunto, è in grado, lo storytelling di un territorio significa quindi creare una relazione empatica con le persone che quel luogo vivono o che visitano. E quindi mettersi in connessione proprio con l'immaginazione e con il loro lato emozionale. Qui Silvia Carlo Calvino mi viene in aiuto e dice di una città non godi le 7 le 77 meraviglie, ma la risposta che dà una tua domanda è tutto lì. Cioè se io mi sto immaginando qualche cosa, se io ottengo la risposta, chiaramente avrò attirato l'attenzione di quella persona. Quindi cosa c'entra tutto ciò con l'agenda digitale? C'entra perché appunto, come abbiamo già detto, si sposa con lo storytelling si sposa perfettamente con il mondo digitale per la capacità ovviamente di quest'ultimo di portare ovunque il messaggio e soprattutto di portare un messaggio ricco di contenuti, quindi di testi, di immagini, di video, eccetera. Secondo le stime di Google, il 70% degli utenti quando pensa appunto a una vacanza non ha ancora ben chiaro dove vuole andare. E quindi di conseguenza va su internet per ispirarsi e fare una scelta. È chiaro che se noi come territorio, come promozione territoriale, siamo in grado di entrare nell'immaginario di queste persone e quindi di rispondere a quella domanda che si stanno facendo è la chiave per una destinazione di successo. No, è tutto benissimo. Ok, comunque c'erano due frecce. Comunque lo storytelling di un territorio può essere un racconto collettivo. Come ci ha spiegato Giovanni Arata prima, la destinazione è un circolo virtuoso, la destinazione racconta la sua storia e i visitatori raccontano la loro storia su quella destinazione e la loro storia sarà sempre diversa, sarà sempre unica perché ogni storia è nata da un'esperienza individuale. Vabbè, comunque andiamo, saltiamo pure questa parte perché mi fanno segno che devo fare in fretta. Ah, c'è una versione. Ok, quindi il turista in ogni caso diventa il coautore della narrazione e lo abbiamo visto nei progetti appunto della regione Emilia-Romagna, Maier, o comunque adotta una parola, sono tutti esempi di storytelling collettivo, ognuno racconta la sua esperienza attraverso un contenuto o un altro, che può essere un'immagine, può essere un testo, può essere un blog, possono essere tante le testimonianze e quindi questo significa che l'attenzione si è spostata appunto dall'informazione, quindi quante camere ha un hotel, quanti parcheggi ci sono in città, quanti monumenti UNESCO ci sono in città, all'emozione, cioè al mettersi in connessione empaticamente con le persone. Quindi si è passati dall'oggettivo al soggettivo, cioè al personale. Non so se vi ricorda qualcosa, però per me questa è un'operazione in parte di racconto collettivo, cioè una candidatura scritta a 2000 mani, quindi dove ognuno ha potuto dare un suo contributo al progetto, quindi ovviamente essendo di Ravenna non posso portare questo come esempio, che è un esempio straordinario di un racconto collettivo. Siamo anche da qui. Ecco, ritornando al motivo per cui sono qui, appunto vi raccontavo prima che ho partecipato appunto a Working Group e possiamo andare avanti anche con la
slide successiva, abbiamo pensato a un metaprogetto. Io dico metaprogetto perché è stata semplicemente una proposta inserita all'interno del dossier di candidatura, che si basa sullo storytelling, quindi una fase di ascolto, quindi online ma anche offline, dei tratti comunitari autentici del territorio, grazie ai cittadini narratori, quindi alla possibilità di raccogliere testimonianze, aneddoti, racconti ed esperienze dei cittadini e dei testimoni anche autorevoli, di cittadini e anche di testimoni autorevoli che abbiano voglia di narrare la loro Ravenna, di turisti narratori, quindi raccogliere testimonianze spontanee anche dei visitatori, ovviamente in connessione con delle operazioni di engagement, quindi di coinvolgimento online e offline, quindi per aiutare queste persone, per stimolare queste persone a darci, a lasciarci la loro testimonianza. Sopra questo è necessaria ovviamente una regia che sia in grado di organizzare le molteplici narrazioni in un racconto collettivo, dal quale possa emergere appunto l'identità, l'unicità e l'insieme delle emozioni che sa trasmettere il nostro territorio. Vabbè, quello mi fa un segno che abbiamo finito. Di nuovo, un applauso. Chiamo adesso Jacopo Valdini, direttore di Azienda Digitale. L'azienda è un'azienda giovane, come giovane imprenditore. Se avete visto in giro a Ravenna le vetrine col touchscreen, è la sua azienda Città Digitale che l'ha prodotte e le sta distribuendo non solo a Ravenna ma un po' in tutta Italia. Sì. Jacopo, se vuoi partire. Ok, buonasera, sono Jacopo Baldini, grazie per la presentazione, cercherò di andare veloce perché in 12 minuti, 40 pagine sono simili. Ok, allora presenteremo quindi due progetti che sono stati creati proprio per dare la fruibilità al turista, cioè dare la fruibilità maggiore della città a un turista che arriva. Questi progetti sono due, il secondo sarà quello di Ravenna che presenterò, ma partiremo da quello che è nato prima di noi, di due mesi, di tre mesi. Vado? Ok. Questi due progetti sono uno City 24/7, è un progetto che è stato fatto a New York, ed è stato il secondo è Città Digitale invece che quello che abbiamo fatto a Ravenna. I progetti sono molto simili, hanno uno scopo di dare informazione tramite dei touchscreen per la strada, quindi in maniera molto semplice. Il progetto 24/7 nasce a New York il 29 novembre del 2012, hanno uno scopo di mettere 250 touchscreen dentro Manhattan e poi li metteranno naturalmente in tutte queste città che vedete, Boston, Miami, ma vogliono venire anche in Europa, quindi non bisogna che facciamo veloce. Ok, questa è la prima, queste sono le loro installazioni, questo è proprio per dare il primo concetto di come la città di New York ha capito questo progetto. La città cosa ha dato a questa società? Gli ha dato le vecchie cabine telefoniche, che tutti noi abbiamo visto, perché se state a New York abbiamo visto un sacco di film, che ormai sono obsolete, non le usa più nessuno, sono stati utili solamente per l'uragano Sandy, perché è stata l'unica cosa che funzionava ancora, quando i cellulari erano fatti. Quindi loro hanno dato la possibilità a questa azienda di modificare le cabine telefoniche inserendoci dentro un touchscreen. Ok? Benissimo. Quindi per dire che se anche questa gente che ha molti soldi, se l'amministrazione non gli dava le cabine da cambiare, non si faceva niente. Ecco cosa vuol dire l'impresa insieme all'amministrazione. Questa è la loro page, si chiama What, When, Where, quindi dove, come, quando. Hanno tutte delle icone all'interno dove uno può andare a cercare dalle vedute di New York, al comune di New York, la vita notturna, lo shopping, tutto ciò che un turista che arriva a New York, invece di girare con la faccia spiattellata nel tablet per capire dov'è, nel telefonino, dimenticandosi fidanzata, bambini, cani, tutto, va in giro perché l'informazione è continua, perché i nostri turisti devono guardare la nostra città, non guardarla nel tablet, secondo me, 10 giorni a casa e 3 ore alla mente. Quindi questo, ok, questa è la foto di quel signore lì, Montallegro. Quel signore Allegro è uno che ha messo molti soldi in questa operazione, è l'amministratore delegato dell'LG Electronics, un gruppo abbastanza grande. E questo è il giorno
Ok. Questo vi faccio capire cosa vuol dire informazione per la strada immediata. È un concetto fondamentale. Noi andiamo su internet, abbiamo tante informazioni, però qualche informazione è vecchia, qualche informazione è falsa. Queste sono per la strada. Io sono in giro per la strada, voglio sapere tutto subito di dove sono. Questa è la pagina che tutti i giorni dice se ci sono, certo, delle offerte commerciali, ma se c'è un teatro che oggi fa entrare gratis, se i bambini possono andare allo zoo semplici, cioè, per esempio, in questa pagina loro tutti i giorni mettono le notizie fresche del giorno. Questa è una roba che noi vi copieremo immediatamente, fra un mese, sui nostri schermi, perché l'abbiamo vista, mi sembra una cosa molto bella. Quello che è fruibile tutto subito, quando voi toccate qui si apre un QR dove voi scaricherete naturalmente il vostro smartphone e andrete a fare quello che vi dice questa informazione. Ok, questo è un altro punto fondamentale. Questi sono gli sponsor di questo progetto. Voi leggete solo la prima riga, c'è Cisco System, c'è l'NG Electronic, c'è il Comune di New York e c'è Google. Cosa vuol dire? Abbiamo parlato 100 volte di app, di internet, di web. Questi tre signori qui penso che credano nel web, nell'internet, nei telefonini, però hanno capito che c'è un'altra fascia di persone che o non è ancora pronto per quel mondo lì, o quando è in giro non deve sempre guardare in giro, se va, non può che la gente vivere sempre camminando col telefonino. Quindi questi tre personaggi, guarda, insieme al comune, hanno deciso di investire, anche perché su queste vetrine, come quelle di Ravenna, che hanno il patrocinio del comune, hanno il patrocinio di Ravenna 2019, le informazioni sono vere. Tante volte noi diamo anche niente informazioni fasulle. Qui c'è selezione, perché chi gestisce sono il pubblico con dei privati che però devono far funzionare il loro sistema. Se io trovo un ristorante che è chiuso e trovo un'offerta, dico, ma questi chi sono? Mi è capitato su certi sistemi andare in un posto che non esisteva più. Questo è tutto molto fresco. Grazie, avanti. Ok, questo è... Sono le 5 minuti. Allora, questo sarò velocissimo. Il padrone di City24/7 si chiama Tom Touch. Incredibile. È il padrone dei sistemi touch di New York, si chiama Touch più di noi. Ho Tom Touché, se volete chiamare in francese. Comunque lui qui ringrazia il comune di New York. Lo scopo di questo progetto, stranamente ci sono due punti dell'agenda digitale. Serve a ridurre il digital divide, perché anche uno che o per soldi che non ha lo smartphone, o per cultura che non ha lo smartphone, riesce a utilizzare un sistema tecnologico a prova di scemo, che è il touchscreen. Posso fare anche in Italia. L'open data ci dà, è un altro tavolo che noi frequentiamo spesso, perché se le informazioni devono essere giuste e vere, bisogna che il comune faccia l'open data giusta. E uguale tutti. Ok, qua andiamo avanti. Andiamo a Ravenna. Un altro scopo. Ah, questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Abbiamo parlato prima solamente in due minuti di 10 app. Allora, l'anno scorso, quest'anno ha fatto la selezione di 700.000 app di utility in America, 700.000, ok? Non videogiochi. Ne hanno scelte 6, 5 sono da telefonino, una, prego. Eccola. No. Una è Walkway e Wear. Quindi cosa vuol dire? Che tra 700.000 app, questa qui, che non è un'app da telefonino, è utile. Questo forse mi ha fatto anche pensare che forse ero sulla strada giusta. Vai avanti. Grazie. Ok, questo è... Prima. Questo era l'articolo del Sole 24 Ore dove dicevano a New York cambio le cabine e due mesi dopo uscì questo articolo. Ravenna, prima città digitale, che monta le vetrine digitali, dopo Cagliari, quindi abbiamo portato bene anche per entrambi le candidature, e dicono che è la prima città d'Italia che fa un sistema del genere, e le vetrine sono le nostre. Voglio dire una cosa, non abbiamo copiato New York, ho un documento firmato dal sindaco di Ravenna il 22 ottobre, quindi prima che New York aprisse, e anche il patrocinio del 2019, quindi noi pensavamo a sta cosa prima di sapere che stavano esistendo questo.
qualcuno pensare, anche perché se no non avrebbe copiato Google, però di motivi economici. Andiamo direttamente in quello che è il progetto sulla renda, ok, vai avanti. Allora, noi abbiamo usato, vai avanti ancora, un sistema differente, perché noi abbiamo delle città meravigliose, non possiamo mettere dei totem d'acciaio in mezzo alla strada. Noi usiamo delle vetrine interattive, sono montate dentro dei negozi, ma faccio da fuori. Sono riparate dal vandalismo, dal bruttotempo, dai piccioni, dai gabbiani, però sono meno visibili. Quindi se l'amministrazione non mette che quello è un punto di informazione, a Firenze ne ha montate due mesi fa, mettono delle I gialle così, punto di informazione a Santa Maria Novella, nulla tesa, barra stazione. Quindi questi sono i nostri tracci a Ravenna, vanno indicati, così la gente sa dove prendere le informazioni. Avanti, grazie. Queste sono tutte le informazioni che noi possiamo dare. A costo zero per l'amministrazione. Informazioni sulla città, comunicazione, news, eventi, video, inserzioni, ok, tutto questo a costo zero per l'amministrazione, perché noi siamo un gruppo privato e siamo andati avanti con l'inserzione dei nostri commercianti di Ravenna, che meriterebbero anche un applausino, secondo me. Vediamo, perché non ci sono stati niente. Ok, questo andrei avanti, sono altri esempi, vorrei fare un esempio solo. Le nostre vetrine, se vogliamo, possiamo dare un'allerta meteo in tutte le strade. Sembra una sciocchezza, ma questo è un sistema che funziona. Ok, queste sono le nostre vetrine per chi non le ha viste. Vai avanti. Ok, non la tacciamo, non apriamo. Queste come sono divise, mangiare, dormire, la città, professionisti. Ok, questa è la parte commerciale. Vai avanti, che c'è la parte istituzionale. Questa è la pagina che un turista arriva da me e cosa vede? Prima cosa, signori, la vetrina è in sei lingue. Una riva in sei lingue. Quindi le trova tutte per adesso, ma anche in cinese. Qui ci sono i due bottoni che abbiamo dato all'amministrazione e alla Arena 2019. Quando voi cliccate qui, tutta la vetrina diventa la loro. E trovate sia informazioni turistiche, vai avanti, perché tu adesso scoprono gli eventi, ma tu cliccando li trovi le chiesi, i musei, tutto quello che vuoi con la strada, per la strada, cioè in un secondo. Ok, questo è l'elemento. Queste sono sempre le nostre vetrine, quindi per chi non le ha ancora viste, si taccia da fuori un negozio, ma tutto è dentro. Ho un ultimo minuto, benissimo, l'ultimo minuto. Allora, questi sono i numeri. 68.000 persone hanno usato le nostre vetrine, solo per la parte commerciale non è conteggiata la parte turistica. Un contatto da noi non è un click, non è una toccata via. Il nostro click funziona così, devi andare in terza profondità e allora sei misurato. Ok? Ad esempio, chiese, vai avanti o altri? Scusami, quella prima o quella conclusione? Queste sono le città che ci hanno già dato i patrocini, Ravenna, Ravenna 19, Calica, Cesena, Quarto, Sant'Elena, Galarate, Pente, Como. Ci sono delle altre città che adesso non si vedono, dove abbiamo già parlato con tutte le amministrazioni. Queste sono le conclusioni che penso siano importanti, in un minuto veramente. Se delle società come LG, Cisco e Google investono su un progetto del genere, forse siamo sulla strada giusta. Se su 700.000 app hanno scelto quella, forse non è stupida. La collaborazione tra pubblica amministrazione e impresa è fondamentale, se non un progetto fruibile per i turisti non lo facciamo. Quindi quante scivolo ci serve? Noi siamo una startup innovativa, anche se non ho meno di 35 anni, ho meno di 35 secoli. Vai avanti. Queste sono le altre città che vogliono lavorare con noi. Il circuito di Ravenna è connesso e funzionante, è già sulla strada. Noi la prossima settimana avremo il nuovo software fatto con tutte le sollecitazioni che abbiamo avuto dai cittadini, dall'amministrazione e dai clienti. Nel nostro sito ci sono dei bottoni che voi potete scrivere e noi possiamo pubblicare anche eventi che magari non hanno i canali importanti. Tutta questa cosa noi la possiamo fare se c'è naturalmente una collaborazione tra noi e l'amministrazione e poi soprattutto con i fruitori e chi vuole che il turismo sia più alla portata di tutti. Grazie! Grazie mille. Allora, grazie mille. Chiamo adesso a parlare Valentina Corciani, blogger ravennate, che ha un blog che si chiama Officina Teodora, adesso ci
parlo io. Ha creato un destination blog molto bello perché è ricco di informazione anche molto vivo. Direi che segue molto le indicazioni che sono state date prima, nel senso che c'è proprio scritto la sua esperienza. Allora, grazie a tutti, grazie per questa opportunità, per avermi invitata. Ho visitato loro l'11 luglio 2013, in una realtà veramente giovane, e la giorno di volta in tanto, l'impegno per aggiornarla, però diciamo che parte da, dal desiderio mio, essendo nata e cresciuta a Ravenna, di voler far vedere anche fuori quanto questa città sia bella. Quindi, girando sia in Italia che altrove, adoro viaggiare, mi piace molto, quindi quando tu vai in tanti posti dici ma come è bello questo posto, come è buono il cibo, quanto è bella la cultura, eccetera. E tutte le volte che tornavo a casa mi dicevo, vabbè, ma è bella anche Ravenna, voglio dirlo anch'io. E allora diciamo che sono partita da questo. Il primo punto fondamentalmente è l'amore per la mia città. Il secondo punto è la consapevolezza forte. Di sapere che comunque in questa città le realtà sono belle, sono tante eccellenze a tutti i livelli, a livello artistico, storico, culturale, enogastronomico, offerta commerciale, lo spessore c'è. Forse non si sa o non si sa bene, però credo che ci sia. E soprattutto sono partita anche dalla fiducia nei confronti di chi questa città la vive e di chi questa città la fa. Conseguenza, sempre tornando in viaggio, eccetera, quando vado in un posto, ma anche stando alla Venna, mi chiedo che cosa caratterizza un luogo, la sua storia d'accordo, i monumenti d'accordo, gli eventi d'accordo, però la risposta per quanto mi riguarda è sempre le persone, chi la vive e chi ogni giorno, con lavori diversi, con professionalità diverse, con storie ed esperienze diverse, con impegni diversi, fa di una città quello che è. Di conseguenza su un blog cerco di parlare molto anche delle persone e degli eventi, raccontando anche le storie di mosaicisti, di ceramisti, di commercianti, di chi via via incontro, di chi via via suscita la mia curiosità. Ovviamente essendo uno spazio mio non ha altro tipo di pretesa, può informare ma non è né un sito istituzionale né è nato per informare, ma semplicemente per trasmettere via foto, via testo, delle emozioni, delle sensazioni. E ho scelto lo strumento blog, giustamente il destination blog, perché penso che assieme ai social network a cui collegati sia un buono strumento, anche molto libero e soggettivo, per esprimere quelle che sono le mie attitudini e ciò che mi entusiasma. Facile accesso, molto virale e di conseguenza penso sia un buono strumento. Un buono strumento soprattutto per fare rete e fare sistema. Ho visto che sia a livello orizzontale, cioè dall'interno, ha riscontrato un certo tipo di interesse proprio da parte degli attori del territorio, dai singoli attori soprattutto nel periodo di crisi. E anche si è creato un network, una possibilità di fare network di sistema anche dall'esterno, cioè come punto di riferimento per guardare la città da chi non la vive da dentro. Non so voi, però io negli ultimi anni, soprattutto quando viaggio, ho visto, anche parlando con altre persone, coetanee o meno, che si sta sempre più passando dalla fruizione di informazioni quando ci si presta a fare viaggi, sia di piacere che di lavoro, dai canali istituzionali, web o meno, utilissimi e ricchi di informazioni istituzionali però statiche, si guardano invece i canali più emozionali e più soggettivi, specialmente quando si va, parlo per esperienza personale ma anche di persone amiche. In altre parti del mondo, con culture molto diverse, si fa molto riferimento, soprattutto ai blog o a quello che si trova sulla destinazione sui social network, perché sono informazioni prima di tutto emozionali, soggettive, di conseguenza se io adoro fare kitesurf cercherò un blog che tratta di kitesurf e non di snow, per esempio. E quindi vedo che è un buon strumento per far passare in maniera fresca, diretta, i consigli da parte dei nativi, cioè di chi un luogo lo vive e lo conosce, piuttosto di chi
è andato, è stato per un po', ha scritto la sua guida e poi, come dicevamo prima, chissà se questo ristorante esiste ancora, no? Oppure c'è perché paga la quota per essere lì. Questo è un po' il senso. Quindi questo, volevo uno spazio che trasmettesse emozioni, soprattutto mie, quindi non c'è tutto, non è uno spazio di informazione, non c'è quello che io faccio, di volta in volta, quello che ti può interessare, e cerco di dare spazio alle persone che soprattutto alle eccellenze create dalle persone che fanno, secondo me, bello il territorio in cui noi viviamo. Quindi vedo adesso Anna Tassari, Anna Bartolotti o altre persone, gente normale come Alessia, anche cittadini normali che intervisto e chiedo priorità, soprattutto chi viene da fuori, Alessandra che ha una cantina, cerco di dare spazio anche alle persone che vivono in questi luoghi, cercando ad ampio raggio di dare informazioni. La sezione di City Guide, parlo di ristoranti, parlo di quelli che possono essere gli eventi, è ancora in fase start-up, tra virgolette, perché il tempo è poco, però mi sento di dare consigli, non sconsigli, ma consigli rispetto a quello che a me era ben chiaro. Concludo dicendo che ho pensato questo spazio proprio per dare la possibilità a chiunque di partecipare, cioè voglio che la persona sia un catalizzatore di quelli che sono i miei interessi riguardo a questo territorio, ma anche uno spazio in cui chiunque, ovviamente non sono in corde, può partecipare e prendendo parte, c'è già chi scrive, collabora mandando dei post, c'è chi collabora mandando delle foto, che sui social network dei post dedicati. E soprattutto voglio che sia uno spazio in cui chiunque possa condividere, perché io ovviamente non so, chiunque possa condividere esperienze e realtà interessanti legate al territorio. Ultimamente, ad esempio, ho pubblicato dei post di una ragazza che vive a Faenza su eventi o realtà che io vivendo qui non conoscevo, quindi credo possa essere bello. Un altro modo in cui cerco di farlo è attraverso eventi, organizzazione di eventi e progetti. Allora, i progetti ancora già partiti in essere sono Foto Cucina attraverso Instagram, usando la hashtag Foto Cucina, chiunque può tagliare le proprie foto legate al territorio e le pubblico sia sui social che sui blog. C'è anche chi me le manda via mail, ad esempio, se non ha Instagram. O anche Officina Wedding, partito da poco, in cui ci sono foto di matrimoni per fare vedere gli scorci o i monumenti legati a Motivù, legati alla città, non tramite la foto cartolina di San Vitale o di San Francesco, ma filtrati da delle emozioni più belle e più belle. Faccio anche riferimento, tra l'altro, come mi è capitato in un matrimonio di ottobre, ai luoghi in cui magari si è svolto il rinfresco, piuttosto che sono state acquistate le bomboniere, e ho visto che questa cosa è piaciuta agli operatori del settore, che in questo modo hanno visto un certo piccolo riscontro del loro lavoro e della propria attività. Ce ne sono altri, un progetto in essere che parte oggi, lo spiegherà poi Marco di Insta Ravenna, legato appunto a un contesto fotografico che io e noi insomma intendiamo non solo per far vedere quanto è bella la città, quanto è bello questo monumento, ma anche proprio per dare la possibilità agli attori della città attraverso questi strumenti non solo di fare promozione, anche proprio di fare rete e networking, che è questo momento di crisi così dura. Quindi Instagram è il secondo social più forte del mondo, che credo possa essere utilizzato anche, specialmente in questo momento, per dare la possibilità ai commercianti, a tutti gli attori, per farsi notare, se questo può servire per un'idea. Per quanto riguarda gli eventi, uno di cui vado molto fiera è quello organizzato ad agosto al BBT, in cui c'era anche Valentina Vezzali, ed è sono eventi fatti con e per le realtà del territorio. Questa è una cosa in cui credo molto, appunto, e, perché c'è un ritorno, quindi fare rete per far crescere con il territorio e anche per farlo crescere. Sempre rimanendo fedele all'idea che un luogo lo fanno le persone. In questo caso era un evento a favore di Linea Rosa, abbiamo raccolto dei fondi per Linea Rosa invitando Valentina Vezzali e credo che questo strumento nel suo piccolo possa servire anche,
ad aiutare in questo senso e a far conoscere realtà che sono veramente eccellenze solo del nostro territorio. Voglio concludere, Stefania lo sai, il mio cavallo di battaglia, lo voglio leggere, la frase di Carlo Petrini, forse la conoscete già, che è fondatore di Slow Food: il turismo del futuro parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano, e i turisti arriveranno in conseguenza. Io credo in questo e credo sia la strada giusta. Grazie. Valentina ha già annunciato Marco Micoli che si parla in particolare di Instagram come risorsa, sicuramente come risorsa per la città, ma anche per il turismo. E noi che ci occupiamo di diversi percorsi di partecipazione, per esempio abbiamo collaborato molto anche sul rilancio della DARS, sulla promozione del quartiere che fino a qua era quasi solo. Ciao a tutti, sono Marco Micco di Stravenna. Stravenna è un gruppo di ragazzi che operano attraverso cellulare con Instagram. Intanto volevo sapere un attimo da voi se sapete che cos'è Instagram e se avete Instagram. La data di mano che ha Instagram, 1, 2, 3, 4, quasi tutti. Allora, questo è il nostro logo. Non so se siete già dei follower di Stravenna, ma siamo nel territorio circa un paio d'anni più o meno. Abbiamo circa 600 follower, quindi persone che ci seguono, e trattiamo più che altro facciamo foto del territorio di Ravenna e le pubblichiamo per Instagram. Instagram, se non lo sapete, è stato acquistato da Facebook circa un paio d'anni fa, perché ha risolto il problema di quello che era la fotografia attraverso i social network. Perché dai analisi di mercato hanno scoperto che appunto quando si va su Facebook la prima cosa che si va a vedere sono le fotografie. Ok, avanti. Vi racconto brevemente la storia di quello che è stato la mia esperienza di Instagram attraverso prima Aiga Savenna, dopo Instagram. Intanto abbiamo cominciato a chiedere a quelli che erano i negozianti di partecipare a dei contest. Perché questo? Perché ci sembrava logico trasportare quello che era il social sul web al social sulle persone comuni. Quindi vuol dire che noi facevamo dei contest che si chiamavano per esempio Ticket of the Week, che erano delle fotografie che si facevano una volta a settimana, e come premio c'era una semplice colazione. Quindi la foto della settimana vinceva una colazione che a turno tra uno di noi doveva andare a fare colazione con l'utente Instagram. Quindi voleva dire conoscere persone e portare magari altre persone al gruppo. Questo per esempio è Luca Bardini che ha vinto la foto dell'incendio di A Classe l'anno scorso, 2 anni fa, andiamo avanti. Poi abbiamo provato a fare un evento all'Anadi nel 2012, si chiamava Respira 2012. Era un evento organizzato da Area 51 assieme all'Anadi che ci ospitava e abbiamo fatto una serie di giochi ludici tipo racchettoni, cancino, eccetera, per appunto coinvolgere tutte queste persone, sempre per creare una rete di amicizie virtuali a poi amicizie eventualmente reali. Cosa che è successo nel tempo, perché comunque delle persone che abbiamo conosciuto su Instagram sono poi diventate persone amiche per le varie uscite e quindi per i vari contest fotografici che poi abbiamo successivamente organizzato. Andiamo avanti. Questa è la foto con Phil Gonzalez, che è diciamo, il fondatore di tutte le varie community di tutto il mondo, che ha dato il nome appunto Insta o Hikers, ed è lui che ha catalizzato tutte le comunità dando in ogni singola città il nome di Stravenna, Stravenna, Forlì, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso a Lanadi, e ci siamo un po' tutti, i membri del gruppo, siamo io, Sara Donna, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, adesso, nelle prossime foto, ci saranno più che altro dei contest che abbiamo organizzato. Per esempio, questo è un Insta World che abbiamo fatto insieme alla Provoco di Marina Romea,
che consisteva semplicemente nel fare una serie di fotografie su Marina Romea e taggarlo appunto con il tag hashtag Marina Romea. Andiamo avanti. Monte Rosa. Andiamo avanti. Ancora. Ecco qua. Non ho più indietro. Perfetto. Questo qui invece è stato un contest, diciamo, abbastanza importante perché racchiudeva tutte le fotografie dell'anno di Instagram in un contest che era chiamato 5x5, che avevano coinvolto in questo caso lo Dau Caffè, che adesso penso che non c'è neanche più lo Dau Caffè, sicuramente. E abbiamo organizzato una serata con balli, con mostra fotografica, c'era tutto, abbiamo raggiunto quasi una quarantina di persone, perché erano 25 persone che partecipavano al concorso e altre quarantina di amici che sono venuti a vedere questa manifestazione. Quindi in sostanza quello che noi facciamo con Instagram non è altro che coinvolgere persone in eventi, in uscite, per poi andare a fotografare il territorio e fare appunto questi piccoli cose. Andiamo avanti. Membike di quest'anno, e adesso non sono in ordine cronologico perché ho preso le fotografie da Webstagram. Guardate Webstagram, vedete che cos'è? È praticamente per chi non ha Instagram, ha la possibilità di andare su Webstagram, mettere l'hashtag al contenuto della ricerca e vi dà in automatico le fotografie della località di Ravenna, quello che è. Andiamo avanti. Abbiamo un attimo indietro. A volte ci capita che alcune istituzioni, oppure alcune riviste, ci chiedono la disponibilità di utilizzare lo strumento di Instagram per pubblicizzare i loro eventi. In questo caso l'editore faceva 10 anni di edizione, non so se è adesso cartacea, perché online c'è da poco, e quindi ci ha chiesto appunto di pubblicizzare l'evento su, su Instagram. Andiamo avanti. Questo è Summer in Rio dell'anno scorso, sempre foto legate a baci, abbracci, eccetera, eccetera. Amici quattro zampe. Ecco, mi ricollego al discorso dell'Emilia Romagna con Wiki Lox Ravenna. L'anno scorso ci hanno direttamente contattato per diciamo, taggare delle fotografie con i monumenti che avete visto di sotto. Quindi, la Basilica, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle, per esempio, c'è la Rocca Branca Leone e altri monumenti che sono meno fotografati rispetto ad altri. Quindi loro cercano di creare un database con tutte le immagini, diciamo, di tutta Ravenna e ci hanno chiesto espressamente a noi se volevamo organizzare un'uscita per aiutarli a completare appunto la mappatura di Ravenna. Infatti, se andiamo un pelo più avanti, andiamo un attimo avanti, ah no, l'ho messo dopo, torno indietro perché ne parlo dopo. Abbiamo fatto My City Ra, che vedrete dopo nelle slide successive, è stata un'uscita dove andavamo in giro per Ravenna a taggare appunto questi posti che Wiki Doc Ravenna ci ha chiesto appunto di taggare. Andiamo avanti. Questo è l'evento che abbiamo fatto l'ultimo di quest'anno, sempre, ecco qua. Un evento che secondo me invece è riuscito molto bene è stato quello con Instaterra, l'uscita sulla street art a Ravenna. In realtà loro hanno fatto un percorso in tutte le città dell'Emilia Romagna, quindi a Modena, Bologna, Sant'Arcangelo, se non sbaglio, Ravenna, e hanno chiesto a noi di fare una specie di mappa, che è questa qui che ho fatto io, dove in sostanza andavamo a mappare tutti i graffiti del Candiano, la parte che riguarda il Candiano, ad Arsena, e abbiamo fatto tutta questa uscita davanti e sono venute una 30-40 persone di tutte le età, perché solitamente quando facciamo le uscite di Instagram sono di solito 10 persone che vengono e basta, invece in questo caso sono venute persone anche da Modena, da Bologna, è stato molto molto divertente. Andiamo avanti. Abbiamo fatto un evento anche a Santo Molinare, coinvolgendo questa volta un variante del Corriente Espresso, e cerchiamo sempre di coinvolgere le realtà sul nostro territorio. Questo è mai il sigla che dicevo prima sulle fotografie sui conti della Ravenna, un po' non la classica fotografia, ma la Ravenna un po' nascosta. Quest'anno abbiamo fatto un
concorso da Viti, un concorso Instagram che è appena finito, su, non so se conoscete da Bibi, è una, un piccolo negozio dove fa accoglienza di bambini, e c'era un concorso fotografico. Andiamo avanti. Questa invece è praticamente la presentazione del concorso che faremo quest'anno a Natale in collaborazione con Ravenna Notizie e Ravenna 2019. Praticamente faremo un concorso fotografico dedicato alla città di Ravenna, che parte, se non domattina, subito dopo domani, su fotografie dedicate alla nostra città. Il tema dovrebbe essere il rosso come tipo di colore. E il tag per poter utilizzare per le fotografie è Rana 13. Rana sta per Ravenna Natale, l'ho creato io, diciamo che ho preso la rana perché è un animale che si ricorda molto bene, e quindi da quest'anno sarà Rana 13, prossimo Rana 14, eccetera, eccetera. Si concluderà, avanti, con una festa anni 50 nel mio spazio, dove allestiremo appunto anni 50 e faremo la premiazione delle prime 20 fotografie. Quindi saranno circa 20 premi, stiamo definendo tra oggi e domani, assieme anche all'Officina Teodora, i primi tre macro premi, e poi tanti commercianti che offriranno un piccolo premio per la fotografia. Quindi sarà tutto costo zero, saranno semplicemente i commercianti che daranno un premio e riceveranno in cambio la pubblicità sul nostro social network. Avanti. Ultimo utente Facebook che si è iscritto a Instagram, l'ho letto proprio ieri, è Dal Padre, che ha lanciato anche quindi il suo utente su Instagram. Se volete contattarci, Insta Ravenna, Facebook Insta Ravenna, oppure da me. Grazie a tutti. Bene, grazie mille. Come avete visto, il panorama è appena di persone, presentazioni, situazioni che già si stanno muovendo, è molto fervido. Tanto che ringrazio di essere qui. Abbiamo anche altre persone che ci hanno contattato per prendere la parola. Per esempio, posso solo citarlo, non invitarlo a parlare per questione di tempo, ma abbiamo anche un esempio di sussidiarietà, nel senso che il Lion Saravenna nel 1975 misero le insegne vicino a molti monumenti di Ravenna, chiese, e altri monumenti. Adesso, dopo tanti anni, stanno ripresentando la stessa cosa, ma questa volta faranno delle insegne anche con il codice QR, e quindi la possibilità di accedere ad un sito dove ci sono moltissime informazioni su questi monumenti. Abbiamo qui uno degli esponenti, il signor Santemo, non possiamo ospitarla qui per ragioni di tempo, però mi faceva piacere così citare uno tra le tante esperienze che sappiamo che esistono e che sono anche qui. Già che sto facendo i ringraziamenti, anche se non abbiamo finito, voglio ricordare, come all'inizio, le tante persone che ci portano casi interessanti, conoscenti, e sia postandoli su Facebook, sia postandoli direttamente agli incontri che organizziamo per i workshop. Tutti i workshop, come quello che organizziamo, li stiamo organizzando, come dicevo all'inizio, in incontri appositi. Per sapere quando ci incontriamo, potete appoggiarvi alla nostra pagina Facebook o trovarci anche su Twitter, Agenda Digitale Ravenna. Passiamo adesso alla seconda parte dell'incontro. Abbiamo ancora per stare insieme un'ora e 40 minuti, e quindi chiuderemo circa sulle 7:15. La seconda parte è dedicata a darvi la parola e ad ascoltarvi, raccogliere da voi alcune indicazioni. Quindi io, Stefania Pelloni e Barbara Domenichini, vi abbiamo preparato alcune domande che vi chiediamo alle quali vi chiediamo di rispondere formando dei piccoli gruppi, basta girare le sedie e farlo.
non discutiamo tutti insieme perché sarebbe molto lungo, preferiamo sempre lavorare in 3 o 4 gruppi. Ad ogni gruppo daremo delle domande molto semplici, molto aperte. Vi chiediamo di lavorare in particolare su le presentazioni che avete ascoltato, sull'individuare quelli che sono gli spunti, i suggerimenti, le esperienze che vi servono più per il Comune di Ravenna e che volete chiedere al Comune di Ravenna di scrivere nella sua agenda digitale. Cioè, probabilmente alcune di queste esperienze, alcune di queste testimonianze che hanno fatto di successere, che hanno dato buoni spunti, vi chiediamo di fare adesso un lavoro di analisi e di raccogliercelo, di scrivere su questi cartelloni che adesso passiamo 3 o 4 punti della sala, quelle che sono le cose che mi hanno più colpito. Quello che potremmo tenere a Ravenna per sostenere la produzione turistica oppure per essere iscritto nell'agenda digitale. Quindi adesso 2 minuti di pausa, noi passiamo questi cartelloni e vi invitiamo a creare liberamente questi gruppi di discussione. Thank you.